Vuoi dire qualcosa, Francesco? Voglio dire solo una cosa. Sigla! Vai. Che ti è successo, Luca? Francesco, tanto abbiamo fatto aspettare i nostri aspettatori che siamo diventati vecchi per fare questo nuovo video. Come stiamo? Siamo alla grande perché siamo tornati e non vedevamo l'ora. Perdonateci, cari amici e care amiche, ma i numerosi impegni personali ci hanno tenuto lontano dai vostri schermi, ma eccoci qua. È colpa di Francesco, ragazzi, che esce, fa coprifuoco e cose varie. Sempre colpa mia, sempre colpa mia. Allora, Francesco, Speriamo che chi vedrà questo video in futuro non sarà nemmeno cosa del coprifuoco. Ma tornando a noi, oggi abbiamo scelto un tema che non vi aspettate, perché ci siamo accorti assurdamente che non vi abbiamo mai parlato della WrestleMania preferita di Luca, ovviamente, e del match fra i suoi due beniamini e due che tutti voi sicuramente amate. Ne abbiamo parlato in tanti video dedicati ad altro, non abbiamo mai fatto è un nuovo, video mi solo sta su questo. male a fare così. Quindi per voi WrestleMania 6. Sì, eccoli qui, i nostri amici più steroidati che mai. Da-da! Hulk Hogan Bello. e Ultimate Warrior. Allora, Francesco, intanto mi tolgo sta cosa che è di plastica e fa caldo. Allora, caro Brangesco. E vabbè, mi sono ricordato di una persona che ti chiamava così, però boh. E, che dobbiamo? Ah, giusto. Allora, innanzitutto, noi dobbiamo parlare più che di solo WrestleMania 6 di un personaggio che è sempre con noi in queste storie, che è il nostro amico ormai defunto Jim Jim Ward. Elwig all'anagrafe Warrior Warrior. Perché WrestleMania 6 è stata la sua grande vittoria, ma è stato anche l'inizio e la fine, si può dire così, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. L'epoca di Warrior è durata molto poco, anche se ha avuto un impatto enorme nel mondo, non solo del wrestling, ma dell'entertainment in generale. Ma se ci pensi, Ultimate Warrior ha fatto il wrestler per massimo 3 o 4 anni, Ma guarda, eh? tutto insieme dall'85 al 92, con un breve ritorno nel 96, quindi dai. Okay, dall'85 all'87, 88 era nelle federazioni minori. In WWF è stato all'88, 87. all'87, al 91 e qualche mese nel 92 e poi un mese nel 96. Poi è stato Di cui vi un abbiamo già parlato, quindi andatelo a recuperare dopo il video sul mitico ritorno al 96. mese in WCW, quindi fondamentalmente ci voleva poco all'epoca se tu avevi un personaggio così forte per diventare leggendario. Ma facciamo un passo indietro. Questa è la sesta WrestleMania che viene nel cui main event c'è Hulk Hogan. Ma qual era il problema fondamentale che stava cominciando un po' a nascere con Hogan? Beh, tanti. Diciamo, le storie ufficiali ci dicono che Hogan era stanco perché, insomma, era andato a molti impegni, i film, il wrestling, sempre nel main event, sempre in giro, non ce la faceva più. Altre storie ufficiali ci dicono che Vince McMahon aveva capito che aveva fatto il suo tempo e c'era bisogno di una nuova super mega star. Esatto, che in realtà poi se ci pensi, Francesco, Vince McMahon aveva già provato a creare una super mega star in Macho Man, che però era l'alter ego cattivo di Hogan, no? Era l'heel, anche se poi fondamentalmente Hogan non è che facesse, cioè Hogan era face, ma non si comportava proprio da face, perché proprio nell'esempio di Macho Man, quando lui va, si porta
Miss Elizabeth nell'infermeria, cioè lì non è che si comporta benissimo. Poi ci sarebbero tante di quelle storie dietro, vabbè, ma possiamo dire che nel caso di Macho Man, secondo me, il motivo per cui non è stato lui il successore designato di Hogan, secondo me sono stati due. Uno, che Macho non aveva il look che Vince voleva per la sua top star, comunque rispetto agli altri era più piccolo fisicamente, e poi dopo si farà un animale anche lui per la chance. E poi il problema è stato che Macho e Hogan essenzialmente sono arrivati nello stesso momento, quindi anche Macho Man c'era dall'84, dall'85, quindi Vince voleva una faccia nuova. Sì, e la faccia nuova è la faccia di un giovane, perché poi era giovane, un giovane fondamentalmente palestrato. Un bodybuilder. Che non era proprio un fenomeno sul ring, no, Francesco? Non era proprio Bret Hart, come dico sempre. Ed era il nostro amico. Sì, essenzialmente Jim Elwick era un chiropratico, che, vabbè, questa è la più bella di tutte, che si dà al bodybuilding. A un certo punto c'è tutta una storia dietro, che il padre lo aveva abbandonato quando era piccolo, lui era magrolino, queste storie non lo so quanto ci devi credere, però vabbè. Quindi nel bodybuilding scopre un modo per acquisire sicurezza, inizia insomma, a fare il culturista, finché lui e un suo amico dell'epoca, tale Steve Border, per i posteri Sting, vengono notati, come capitava a Tani, come capitò anche a Hogan, tra l'altro, vengono notati: ah, voi siete grossi, avete il fisico, perché non provate a fare i wrestler? E all'epoca, per tutti questi culturisti che giravano intorno a Venice Beach, no? La Mecca del culturismo anni 80, anni 90, un modo per diventare famosi, fare TV, fare cinema, fare soldi, era quello di darsi al pressing. Quindi i due si mettono insieme e iniziano a lavorare per queste piccole federazioni locali, la Continental Wrestling Association, la Universal Wrestling Federation, quindi siamo nel Mid-South. Però, eccoli qui, che facce e quante siringhe. Mamma, veramente, Ultimate Warrior era enorme. Sì, sì. Comunque, Ultimate Warrior non era che stesse già bene col cervello, possiamo dire che no, aveva già un po' di... Sì, solo che succede? Che mentre nel caso di Sting è uno che vuole imparare a fare il wrestler, è portato per tutto quello che c'è dietro il wrestling, per la disciplina, e si impegna e, insomma, piace anche ai suoi colleghi, invece Jim, dato che è il più grosso di tutti, quello col fisico migliore, pensa che tutto gli sia dovuto e quindi non impara niente di quello che c'è da imparare. Zero. Finché i due non finiscono nella World Class Championship Wrestling, anzi noi due, solo Warrior, che è di queste federazioni del sud quella che ha migliore contratto televisivo alla televisione locale. Da lì molti si fanno notare e Warrior viene notato dall'unico che poteva apprezzare uno con un bel fisico ma che non sapeva fare niente, ovvero Ultimate Warrior. Esatto, il nostro amico Vince McMahon, che lo nota e lo invita ad andare alla WWF. Sì, all'epoca Ultimate Warrior già nella WCCW aveva cominciato a portare avanti questo personaggio del Dingo Warrior, che fondamentalmente, che cazzo era sto Dingo Warrior? Ma non si sa, un cane selvaggio e quindi wild dog, però iniziava, diciamo, ad avere questo suo manierismo particolare. Quando arriva in WWF, insomma, anche me gli dice: ma che è sto Dingo Warrior? Chiamati Ultimate Warrior. E comincia a sviluppare, insomma, le sue pratiche, insomma, i suoi taunt che conosciamo, no? Scuotere le corde, e il pubblico, che all'epoca impazziva per questo tipo di personaggi, si innamora di Ultimate Warrior, che vince in poco tempo il titolo intercontinentale, distruggendo qualsiasi avversario che incontrasse, no? Sì. Warrior è il classico esempio di come all'epoca potevi prendere uno che aveva un look, un fisico clamoroso, dargli un push tale, creargli un personaggio tale che, a prescindere da quello che sapeva fare, su che era zero,
poteva arrivare appunto a essere una mega star mondiale, e così è. Il push di Warrior quando arriva in WWF non ha uguali. No, ma poi Ultimate Warrior aveva anche un altro grande limite, che non aveva alcun rispetto delle regole basi, cioè non far male al tuo avversario, dietro, insomma, il backstage cerca di fare gruppo, cioè lui era un cane sciolto. Sì, E sì, sì, poi sì. soffriva moltissimo di ansia ed era immensamente paranoico, il che lo portava a dubitare di qualsiasi altra persona gli si ponesse davanti, no? Sì, Insomma, però. vedeva un po' i mostri da tutte le parti, però nonostante ciò lui fino a un certo punto della sua carriera ha successo e proprio Vince vede in lui il prossimo Vede Ben lui Fitter. il prossimo. Considera che quella è l'epoca in cui si inizia a puntare molto sul merchandising da WWF. Il merchandising di Warrior vende tantissimo, ma ragazzi, che sentite, quella è l'epoca in cui i giocattoli, che chi come noi si ricorda ancora dei vari Warrior, Brutus, Bar, Macho Man, era quella l'epoca in cui sono arrivati da noi. Cioè, pensate quanto era importante avere una top star così riconosciuta nel mondo. Però Hogan nel frattempo che voleva fare? Hogan innanzitutto si stava buttando in questa carriera attoriale che aveva fortune alterne, no? Cioè aveva fatto il film quello con The Zeus, che era, vabbè, non mi ricordo, insomma, ci voleva cercare di fare un po' l'attore, ma i suoi film non è che andassero alla grande. E comunque Hogan era un attimo, stava mettendo un po' da parte la carriera di wrestler. Ma c'era un grande problema, che Hogan non mandava over nessuno. Cioè Hogan lui non aveva fondava mai perso pulito un match. e non ha mai perso un main event WrestleMania. Ricordiamo, le prime 5 WrestleMania lui è nel main event e non aveva mai perso, cioè lui era sempre al top, sempre al top. Però diciamo che in un modo o nell'altro Vince McMahon riesce a convincere Hogan e si va all'incontro, un incontro che, ricordiamoci, gli incontri di Ultimate Warrior, forse tranne il feud con Rick Rude, erano tutti stati incontri da 2 minuti e mezzo. Sì, Cosa fa la squash. WWF? Sì, squash match. Cosa fa la WWF? Mette Pat Patterson insieme a Hogan e Warrior e per giorni e giorni gli fa ripetere in maniera proprio meccanica il match. Ok, al minuto due fate cioè proprio una cosa che fondamentalmente poche volte si era vista, proprio per filo e per segno Hogan e Warrior dovevano ripetere quello che facevano perché uno non voleva perdere, l'altro non sapeva lottare, fondamentalmente. Qui dobbiamo spezzare anche una lancia a favore di Hogan, che viene insomma spesso criticato, però Hogan era uno che comunque la gavetta se l'era fatta, aveva imparato come stare sul ring, quando voleva sapeva mettere in piedi un match decente, si era allenato per molto tempo in Giappone, cioè aveva, se voleva un match lo sapeva reggere, Warrior invece proprio zero. E così il grande Pat Patterson mette su un match in cui, consapevole dei limiti di quello che si può fare, si punta tutto invece sui punti di forza. Questo è il primo main event in cui ci sono due face che si scontrano. La prima I due titoli. WrestleMania, due titoli in palio, il titolo intercontinentale e il titolo del mondo. La prima WrestleMania che si tiene al di fuori degli Stati Uniti perché si tiene a Toronto, Canada. Tra l'altro c'è un giovanissimo Edge tra il pubblico, ma facendo proprio un applausometro, Warrior è più tifato di Hogan praticamente. Perché Ultimate Sì. Warrior era un tornado di emozioni. La musica, l'ingresso correndo, però come lo imposti questo match, Francesco? Un match che si Allora, imposta sì. sulle prove di forza, le spin mol molte spinte. Molti faccia a faccia. Però vedi, insomma, il motivo per cui un match tecnicamente così povero è ancora ricordato oggi, visto oggi, ti fa capire che emozione c'era dietro, che build che c'era dietro, quanto la gente credeva in questi colossi, in questi titani, no? Cose che oggi ovviamente sono impensabili, però se senti la reazione del pubblico veramente ad ogni stupidaggine, anche alla spinta o allo sguardo,
capisci che è una forza che oggi, un'emozione che oggi è impossibile. Eccolo qui. Diciamo, Cioè, il pubblico impazzisce qua, ragazzi. i primi 10 minuti sono praticamente un delirio di prove di forza, che poi a me sono sempre piaciute queste cose, dico la verità. Una volta vince uno, una volta vince l'altro, il pubblico è pienamente dentro l'incontro e esce fuori, secondo me, un bellissimo match, devo dire la verità. Molto intenso, chiaramente per chi è fan dei salti, saltelle, tutte quelle cose. No. E Hogan può mai perdere in maniera normale? Può mai fare un insomma dire ok, anche nella sconfitta Hogan va giù, subisce la splash 1-2, appena c'è il conto di 3 lui alza la spalla e poi fondamentalmente si prende la scena cercando di stare il più tempo possibile sul ring. C'è un passaggio della torcia molto discutibile, diciamo così, diciamo così. Sì, assolutamente sì, Prima assolutamente. di questo, quando abbiamo iniziato questo video, abbiamo detto che era un po' l'inizio della fine di Warrior, ma perché? Si può dire che Warrior Beh, momento di forza. l'equilibrio mentale di Warrior che non era mai stato al top da quel momento in poi, da quel momento in poi, come dire, inizia a incrinarsi sempre di più. Perché uno che ha quella il motivo del successo di Warrior è che lui aveva un'intensità assurda in qualunque momento in cui era in TV, che stesse facendo un'intervista, stesse entrando sul ring, qualunque momento aveva un'intensità a mille. Evidentemente è difficile poi mantenere una vita normale quando si fa così, e infatti iniziano i problemi, l'hai detto tu, ansia, paranoia, divorzio con la prima moglie. E soprattutto iniziano i problemi con Vince McMahon, che è quello Io, se che poi, permetti, insomma. aggiungerei un altro problema, che era il problema della cocaina, cioè la droga fondamentalmente, che è un problema sempre un po' preso sotto gamba, ma il 97% dei promo tra gli anni 80 e metà anni 90 erano dovuti a un uso, a proposito, Ecco qua. a un uso Sì, spregiudicato però di la usavano tutti, la usavano tutti. Nel suo caso, chissà, possiamo anche parlare di effetti collaterali delle sostanze che si iniettavano, però fatto sta che il problema è che Warrior si può trattare male i suoi colleghi, trattare male la moglie, trattare male chi vuole. Quello con cui non doveva sbagliare è l'uomo che lo aveva fatto diventare quello che era, ovvero Vince McMahon. Infatti, Warrior perde il titolo contro Sergeant Slaughter in un match di cui parleremo assolutamente, che dobbiamo fare un video anche su quello, perché Warrior come campione per qualche motivo non funziona, no, Luca? C'è chi dice che non fosse una draw come era stato Hogan, chi dice che non si presentava agli show, chi dice che aveva problemi comportamentali. Certamente il titolo è un ruolo di responsabilità, darlo a uno schizzoide. non era molto presentabile nelle conferenze stampa, insomma, aveva i suoi problemi. E perde il titolo. Però Warrior voleva un trattamento simile a quello di Hogan, perché lui pensava di essere al pari di Hogan, se non superiore. Esatto. E le tensioni con McMahon, diciamo, arrivano al culmine in un momento in cui un Warrior totalmente dissociato dalla realtà, diciamolo, decide di scrivere una lettera a Vince in cui gli dice: o tu mi dai gli stessi soldi di Hogan, lo stesso controllo creativo di Hogan, tutti i privilegi di Hogan, oppure io non mi presento al prossimo show che è SummerSlam, giusto? Esatto, eccolo qui. E tra l'altro qui c'è un aneddoto molto interessante, Luca, per quel SummerSlam, no? Sì, Perché sì. il povero Jake the Snake Roberts, che sicuramente all'epoca non era la persona più in salute del mondo, però Vince McMahon ha raccontato questo aneddoto di recente. Vince McMahon va da lui e gli dice: Jake, è il tuo momento di vincere il titolo. Finalmente, dopo anni e anni che aspettava di avere questo privilegio, dice Vince, lo vincerà il titolo dopo un programma contro Warrior.
cioè Ultimate Warrior doveva rivincere il titolo e poi avrebbe dovuto perdere contro esatto. Jay. Però dobbiamo chiedere il permesso, dice Vince McMahon. E ci sono gente che dice, ma in che senso? Ma perché? E Vince dice, no, dobbiamo fare così. C'è che se va da Warrior, trova un Warrior furioso che gli dice devi fare come dico io, non ti permettere di saltare uno show, questi sono soldi, bla bla bla. E Jake the Snake accetta, appunto, pensando ai soldi che avrebbe fatto finalmente diventando il campione. Solo che arriva Warrior, manda questa lettera folle a Vince McMahon, in cui essenzialmente lo minaccia, ma lo minaccia da una posizione di svantaggio perché lui ha firmato un contratto, gli show li doveva fare. Però un Warrior totalmente delirante scrive questa lettera a Vince McMahon. Vince McMahon legge questa lettera, dice... Gli dice, non ti preoccupare, va bene, ti do tutto quello che vuoi, vieni a fare SummerSlam. Intanto fai il match, poi dopo vediamo. Uscito, Warrior esce dal ring con una sedia, inseguendo Jake the Snake, in gorilla position si trova Vince McMahon con la lettera di licenziamento. E gli dà la mano e fa, you're fired. È stato un piacere, arrivederci. E poi si gira verso Jake Snake e gli dice, sei l'uomo più sfortunato che conosca. Warrior l'avute sarebbe potuto essere campione, sarebbe potuto ritornare campione nel 96, ne abbiamo già parlato, ma nel 96 era proprio al di là di qualsiasi immaginazione la sua follia. Però per recuperare il nostro video. Esatto. Quando tornerà per poi diventare, insomma, un Hall of Famer, avrà un po' messo la testa a posto. Noi raccontiamo una cosa di Jim Warrior, Jim Helwing, come si chiamava lui, che nel suo periodo da sposato, quando era on the road, lui aveva un'agendina con una ragazza per ogni città in cui andava. Ho scritto il nome e la città dove doveva incontrare. E questa agendina fu trovata dalla moglie. Vabbè, però dobbiamo anche dire una cosa, Luca, che questo match, senza questo match, WrestleMania 6 avrebbe fatto veramente schifo. Perché ragazzi, voi andatevi a guardare la card di quel WrestleMania, è una cosa obbrobriosa, e questo fa capire cosa, che effettivamente già nel 90 si iniziava a percepire il declino della WWF, che era dovuto al non ricambio, a Vince appunto che puntava sulle persone sbagliate, vedi Warrior, al fatto che non si trovavano nuove formule, e poi ovviamente si vedrà nel 96 come andrà a finire. Resta il fatto che questo è un match che resterà per sempre nella storia. Giusto per dire giusto due cose veloci su WrestleMania 6, immaginate che c'è l'ultima apparizione, l'ultimo match di Andre the Giant, che praticamente non riesce nemmeno a stare in piedi. E Sì. poi il main event per un periodo sarebbe dovuto essere Hogan contro Zeus, che era un attore, che poi è stato fatto a SummerSlam. Quindi diciamo che c'era molta confusione. Quindi Warrior, vogliamo ricordarlo così, Ultimate Warrior, con il titolo che corre con la gente, il pubblico in visibilio. E secondo me Ultimate Warrior resta comunque, per quello che concepisco io come wrestling, uno deve essere più importanti e più carismatici della storia. C'è Diteci voi poco da cosa fare. ne pensate. Francesco, io mi rimetto la nostra parrucca, sperando di non diventare ancora più vecchi per il prossimo video. No, dai, torneremo presto, ve lo promettiamo. Una promessa alla Warrior. Ciao! Ciao.